Oggi gli insegnanti protestano davanti a provveditorato. Quali sono i motivi della manifestazione? Quattro emergenze. La prima è la stabilizzazione della precarietà in questo paese. Abbiamo centinaia e centinaia di docenti di ATA precari. Vorremmo che il governo mettesse mano a un piano straordinario di missione e ruolo sia per il personale ATA che per il personale docente. In particolare per il personale docente che hanno 3 anni di servizio, abilitati e non abilitati, in modo tale che le classi abbiano i docenti già a settembre. Ecco, in questo momento qual è il rischio più grande che corrono le persone coinvolte? Prima di tutto il rischio più grande è per la scuola del nostro paese, che si ritrova ad avere classi piene di bambini ma senza insegnanti al 1° settembre. Noi già quest'anno, al 1° settembre del 2018, abbiamo avuto oltre 150.000 posti coperti da precari che non hanno la possibilità di essere stabilizzati, e questo è un problema enorme. Vuol dire non avere continuità, vuol dire non avere garanzia di qualità del servizio, vuol dire non avere le future generazioni preparate nel modo giusto.